bentornati in un nuovo video. Sì, sono in piedi perché il mio gatto si è impadronito della poltrona, sta dormendo e quindi poverino non vado a svegliarlo. La camera è storta perché il cavalletto fa schifo. Questo è un video a null, ovvero un video dove io vi faccio vedere dei libri che ho a casa che però vendo per varie questioni. Li vendo perché non vengono letti, a nessuno interessa averli in casa. Alcuni non sono mai stati letti, guardate e vedete che titoli vi interessano. Vi dico che spedirò con il piego di libri che dovrebbe essere 1,30€, 1,50€, adesso non mi ricordo, il tracciabile, non tracciabile, comunque aggiungete al prezzo il prezzo del piego di libri. E se volete vari libri, insomma, scrivetemi una mail all'indirizzo che vi ho lasciato qui sotto nell'info box e scrivetemi come oggetto book and all, così capisco che almeno non è una mail estranea, ma capisco che è perché volete comprare uno di questi libri. Il primo libro che vendo è un libro in inglese, che è This Charming Man di Marianne Case, perché mi sono accorta che comunque penso che non lo leggerò mai, anche se in inglese dovrebbe essere facile, quindi cioè non credo che lo leggerò, quindi lo vendo perché non è un libro che mi interessa. Sì, volevo usarlo insomma per approcciarmi un po' alla lingua, anche se vedo che comunque il principe che è là sopra, Clockwork Prince, sono riuscita a leggerlo abbastanza insomma velocemente, ho capito tutto più o meno alcune parole insomma, quindi questo lo vendo e lo vendo al prezzo di 3€. È praticamente nuovo, è messo benissimo, non ha niente di che, spero che da là si veda. Poi vendo il libro segreto di Shakespeare, che in teoria ne hanno anche tratto un film, in copertina rigida della Newton Compton. Questo lo vendo a 5€ e è praticamente nuovo, non ha niente, è perfetto, sotto copertina c'è tutto, è solo un po' impolverato, ma vabbè, così, e insomma, eccolo qua. A malincuore vendo Prodigy, la mia copia. Questo l'ho letto io e solo io una volta sola e è trattato benissimo e lo vendo a 6€ perché comunque come nuovo è messo benissimo ed è un libro comunque piuttosto recente ed è in copertina rigida. Mi ci sono un po' affezionata a questa copia, però la vendo perché voglio recuperare il cofanetto in inglese quando uscirà con la copertina flessibile, perché di sì, almeno ce li ho tutti e tre, quindi mi dispiace un po' perché è la mia copia e mi dispiace, però questo Prodigy di Mary Lou, e compratelo perché è bellissimo, sia cioè comprate la serie, però se vi va prendete il mio perché è bellissimo. Poi vendo Eldest di Christopher Paolini, questa copia l'avevo presa usata, infatti è messa piuttosto male, è piccola e è gialla, è proprio brutta, e la vendo a 2€, quindi costava 6€, io la vendo a 2€ e sì, lo so che è messa malissimo, ma questo non è un mio libro, l'avevo preso usato. Poi vendo A un passo dal sogno, che è un libro di amici, che lo vendo a 2€ e non lo so quanto costava, è edito da Bestseller, Oscar, Mondadori, vabbè, e me l'avevano regalato quando andavo alle elementari probabilmente, quindi questo. Due fratelli, che comunque è molto carino, ne hanno tratto anche un film che parla di due tigri, mi ricordo che era carino, e anche questo lo vendo a 2€, questo qui costava 6,50€ e mi pare che anche questo me lo avessero regalato all'elementare. Comunque è molto carino perché ci sono le illustrazioni e dovrebbero esserci anche delle pagine a colori se non sbaglio, non so dove. Ah, in fondo ci sono, credo siano le immagini del film o immagini di tigri, però è caruccio comunque. Poi vendo di Marion Zimmer Bradley Le querce di Albion, questa serie è molto molto bella e ha le pagine un po' gialle perché era di mia mamma, ma comunque è tenuto bene, è bello, e dall'altro libro che però ho già dato via mi pare, che era Le nebbie di Avalon, è stato tratto il film, quello della Dama del Lago, sapete che esce dalla spada a Merlino, ecco. Questo sarebbe il prequel praticamente, dovrebbe essere il primo della serie.
È un fantasy bello, bello strong di quelli medievali. È molto carino comunque, me lo ricordo e l'ambientazione mi piaceva un sacco, era proprio bello. Questo comunque lo vendo a 4 euro e costava 8,50 euro, però a parte le pagine gialle è tenuto piuttosto bene e è veramente veramente carino e se vi piacciono i fantasy, quelli belli medievali, proprio Re Artù, eccetera, fa per voi. Il libro è ancora impacchettato perfetto, mai aperto, mai letto, che era arrivato con un abbonamento che comunque adesso abbiamo tolto perché dovevi pagare anche se non compravi i libri, vabbè, e comunque la carta posso anche toglierla perché è piena di polvere. Questo è Le cose che sai di me di Carla Sanchez e lo vendo a 6 euro perché comunque è cartonato. Libro cartonato si sì, è un pochino rovinato questo perché è senza la, insomma, l'involucro, però di Sophie Kinsella, Fermate gli sposi, dovrebbe essere dell'anno scorso, quindi neanche tanto vecchio, ma anche questo lo vendo a 6 euro. Continuando con i libri a 6 euro, vendo Polvere di Patricia Cornwell, che dovrebbe essere un thriller, mi pare, o comunque un giallo. La lettrice di tarocchi, di Jean Calogridis, e costava 19,60 euro, io lo vendo a 6 euro perché è intonso, è solo un po' ingiallito. È un romanzo storico, era un po' molto alla Trono di Spade, specialmente le scene, insomma. È carino, se vi piace il genere, è un po' un mattoncino. E qui io lo vendo a 6 euro e comunque è tenuto bene. Ultimo libro a 6 euro, sempre di Sophie Kinsella, Begli Amici, anche questo cartonato e un po' rovinato sotto, un po' ondulato, ma comunque mai letto, mai aperto. Poi abbiamo tre diari del vampiro, che sono Il risveglio, La furia e La lotta, che dovrebbero essere il secondo, terzo e il quarto, mi pare. Aiuto! Il primo e il secondo è boh. Tutti questi li vendo a 5 euro l'uno, invece insieme 12 euro. Poi abbiamo sempre di Sophie Kinsella, Love Shopping, un pochino rovinato, l'ho letto una volta che ero alle medie o alle elementari, forse alle medie, non mi ricordo. E questo comunque lo vendo sempre a 2 euro e Sophie Kinsella comunque è carino, se avete visto il film, cioè sapete, è carino anche lo stile di Sophie Kinsella, fa abbastanza ridere. Un libro che dovevo leggere per scuola, che avevo comprato per scuola, che fa un po' cagare, sinceramente, però lo vendo a 3 euro perché è messo benissimo, io l'avevo pagato 8 euro all'epoca, cioè proprio non ha niente. E è di La pelle dell'orso Matteori. E per 3,50 euro vendo Eragon, che è un po' rovinato, anche questo l'avevo preso usato e infatti non è mio, comunque è bello usurato, comunque 3,50 euro per un cartonato di questo genere che costava 15,90 euro all'epoca, insomma mi sembra. Un paio di classici, abbiamo Moby Dick e Delitto e Castigo e della Crescere Edizioni, sono insomma messi così, cioè sono messi abbastanza bene, sono solo un po' ingialliti, li avevo trovati al supermercato e li vendo a 3 euro l'uno, 3 euro l'uno, insieme tutti e due 5 euro. Siddhartha di Hermann Hesse, questo qui è molto molto carino, l'ho letto una volta, è un po' sporco qui, forse avevo le mani sporche di matita, non lo so. Io lo vendo a 3 euro, quindi penso si possa fare. E per 2,50 euro vendo il libro di 5 anelli, mai letto, messo benissimo, piccolino e pa 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 pa. Qui abbiamo Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse, anche questo era carino, me lo ricordo abbastanza bene, me lo avevano regalato e l'ho letto una volta, ha le pagine un po' gialle, lo vendo a 4 euro, costava 9 euro all'epoca, però è messo abbastanza bene, quindi è dell'Oscar Mondadori, cioè proprio non ha strappi, non ha niente, è solo un po' giallo, 4 euro. Due libri esattamente uguali, cambia solo la costina, vendo tutti e due a 2 euro l'uno, cioè sono un po' rovinati dietro perché forse questo, allora, questo l'avevo preso usato, questo invece, boh, non so da dove arrivi, però poi ho ritrovato il mattone delle cronache di Narnia, quindi questi li vendo perché tanto ce li ho tutti nel mattonazzo là, e quindi. Poi per 4 euro vendo Un posto nel mondo di Fabio Volo che mi avevano regalato e quindi non so quanto costasse, è della Oscar Mondadori, è
messo, cioè la costina non è neanche rovinata, mai letto perché il fabbrivolo non è che mi piace tantissimo. Ha le pagine un pochino gialle e dentro, se volete, ci sono delle foto di non so chi, vabbè, c'erano delle foto, ok, e quindi per 4 euro un posto nel mondo di Fabio Volo. Ultimi due libri vendo per 3 euro in edizione rigida che avevo preso usato, Le cronache, sì, ciao, Le guerre del mondo emerso di Licia Troisi, e a 2,50 euro, che è il terzo, a 2,50 euro il secondo in brochure. Che è un pochino rovinato, anche questo l'avevo preso usato a 2,50 euro. Bene, il book haul, questi non sono tutti libri perché non ce la farei mai a tenerli in mano tutti. Il book haul, anzi book haul di oggi finisce qui. Io spero che possiate trovare alcuni libri che vi interessano o che comunque vogliate adottare. Perciò io vi invito a mandarmi una mail all'indirizzo che trovate qui sotto, e quindi se vi va comprate uno di questi libri. Ciao!